Ragazzi e ragazze, bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo qui per fare questo tag, questo gioco, si può dire testa o croce. Incominciamo. Io ho chiesto veramente a tanti di voi come si faceva e mi avete risposto, però io poi già avevo visto qualche video. Allora, sì ragazzi, ho il telefono di mio padre perché col mio sto registrando. E niente, incominciamo. Allora, primo turno, lanciamo la moneta. Quindi, facciamo che testa è il... è questa testa, aspetta, c'è una mano, se non serve niente. Facciamo che testa è questo è il 25esimo, è questo sgorbietto qua. E facciamo che croce è il 20esimo. Quindi lanciamo. Presa. Giriamo, è uscito questo qua, abbiamo detto che era croce, quindi croce. Parla del tuo blush preferito. Oddio. Allora, il mio blush preferito è questo qua, il Velvet Touch di Kiko. Come già vi ho detto svariate volte, perché è stick, io non ci metto niente ad applicarlo, veramente ci metto un nanosecondo e lo vado a sfumare con un pennello. E del Kiko costa veramente tipo 9,95, quindi veramente poco. Secondo turno, lanciamo la moneta. Ok, e un'altra volta croce. Parla del tuo prodotto per capelli preferito. Io non ho dei prodotti per capelli preferiti, però quando vado a fare lo shampoo, io dopo lo shampoo, visto che sono ancora un po' annodati, vado ad usare sempre il Sunsilk, che è quello lì. A parte che c'è un odore buonissimo, oddio cavolo. Ed è quello lì che poi, cioè, i capelli me li fa sembrare, cioè, me li liscia, come si può dire. Così con la spazzola non mi faccio male, mi facilita il mio lavoro e mi trovo veramente benissimo. Telefono però, non possiamo fare questo, eh? Ok. Terzo turno. Non vale, rilanciamo. Ma lì, Brenat, dov'è? Rilanciamo. Preso. Vediamo come si ferma. È uscita testa, testa. Usa il correttore come un rossetto. Io non avevo un correttore stick, ma ce li ho solo liquidi, perché qui diceva prendere un correttore stick. E non fa niente, andiamo ad usare. Cioè, c'è il correttore stick perché parlo sempre. Andiamo a mettere il correttore qua, rossetto. Sono morto. Vabbè, avete deciso. Oddio, vero? Ci potrei fare una pensata. Noi siamo a... C'è uscito un'altra volta testa. Vabbè, andiamo al quarto. Testa. Hai la possibilità di essere abbronzata. Usa una terra abbronzante come cipria. Io avevo dimenticato il pennello, quindi ora lo andiamo a prendere. Pennello! Cioè, quindi io dovrei usare la terra abbronzante come cipria. Oh. Mettiamo questa qui, che è la media, non è nella... Vabbè, io già sono abbronzatissima. Però c'è ancora terra. Così siamo veri abbronzati. Vabbè, credo che possa bastare. Veramente fa schifo. Aiuto. C'è uscita croce perché ci sono usciti i 20 cosi qua. 20 centesimi. Andiamo croce. Qual è la tua matita per labbra preferita? Parlane. Io non uso matita per labbra, però io vado spesso ad usare la 54 della Costco.
Full Coral Lip Pencil. Eccolo, mezzo per labbra, bordeaux. Mi piace parecchio. Andiamo al sesto turno. Ah, però! Rifacciamo. Testa! No, croce. Parliamo del nostro mascara preferito. Il mio mascara preferito è il Sephora V4 Volume. Questo. Mi piace molto perché ha lo scovolino grande. E adoro gli scovolini grandi. E niente. Adoro! Poi, andiamo. Croce! Anzi, scusate, in testa, perché questa era testa, perché ci assomigliava una testa, quindi questa è testa. Testa. Passati una matita bianca sullo zigomo. Io non avevo una matita bianca, ma ho preso un pennello e andiamo ad usare l'ombretto bianco, perché sinceramente la matita bianca non ne trovo l'utilità. Cioè, non ne ho mai trovato l'utilità, quindi vabbè. Andiamo sullo zigomo. Cioè, ma che sfizio ci trovate, dico io. Cioè, queste domande le ho prese da un sito, quindi non le ha scelte nessuna mia fan. Cioè, mi voglio. E tra l'altro io l'ombretto bianco lo vado a mettere sotto l'arcata sopraccigliare. Credo che possa bastare. Boh, veramente sono scioccata da quello che mi sta facendo fare questa ragazza. Ma vabbè. Poi, cioè, sono finiti. No. Poi dopo tutto ciò, fai una foto e postala alla fine del video. Se lo stai facendo, vedrai che ti divertirai. Facciamoci una foto. Fatta. Eccola. Credo che la devo postare. Questa qua forse è più carina. E la dovrò postare.